Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Affinché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Ciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 6 luglio 1922. Stavo pensando ed accompagnando Gesù nell'ora della Passione, quando si portò alla Divina Mamma per chiederle la Santa Benedizione, ed il mio dolcissimo Gesù nel mio interno mi ha detto: «Figlia mia, prima della mia Passione volli benedire la mia mamma ed essere da lei benedetto, ma non fu la sola mamma che benedissi, ma tutte le creature, non solo animate ma anche inanimate. Vidi le creature deboli, coperte di piaghe, povere. Il mio cuore ebbe un palpito di dolore e di tenera compassione e dissi: povera umanità, come sei decaduta. Voglio benedirti affinché risorga dal tuo decadimento. La mia benedizione imprima in te il triplice suggello della potenza, della sapienza e dell'amore delle tre divine persone, ti restituisca la forza, ti sani, ti arricchisca. E per circondarti di difesa benedico tutte le cose da me create, affinché tu lo riceva tutte benedette da lui, da me. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, affinché resti come inabissata e coperta con le mie benedizioni. E siccome tu non meritavi la mia benedizione, perciò voglio benedire la mia mamma servendomi di lei come canale per far pervenire a te le mie benedizioni. E come mi ricambiò la mamma mia con le sue benedizioni, così voglio che le creature mi ricambino con le loro benedizioni. Ma ahimè, invece di ricambio di benedizioni, mi ricambiano con offese e maledizioni. Perciò, figlia, entra nel mio volere e portandoti sulle ali di tutte le cose create, suggella tutte con le benedizioni che tutti mi dovrebbero.
e porta al mio dolente e tenero cuore le benedizioni di tutti. Onde, dopo aver fatto ciò, come per compensarmi, mi ha detto: figlia mia diletta, ti benedico in modo speciale, ti benedico il cuore, la mente, il moto, la parola, il respiro, tutta e tutto ti benedico. Onde, dopo ciò, ho seguito le altre ore della passione, e mentre seguivo la cena eucaristica, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e con la punta del suo dito ha bussato forte nel mio interno, tanto che le ho sentito con le mie orecchie e ho detto tra me: che vorrà Gesù che bussa? E lui, chiamandomi, mi ha detto: non bastava bussarti per sentirmi, ma anche chiamarti per essere ascoltato. Senti, figlia mia, mentre istituivo la cena eucaristica, chiamai tutti intorno a me, guardai tutte le generazioni, dal primo all'ultimo uomo, per dare a tutti la mia vita sacramentale, e non una volta, ma tante volte, per quante volte ha bisogno del cibo corporale. Io volevo costituirmi come cibo dell'anima, ma mi trovai molto male vedendo che questa mia vita sacramentale restava circondata da disprezzi, da noncuranze e anche da morte spietata. Mi sentii male, provai tutte le strette della morte della mia sacramentale vita, morte sì straziante e ripetuta. Guardai meglio, feci uso della potenza del mio volere e chiamai intorno a me le anime che sarebbero vissute nel mio volere. Oh, come mi sentivo felice! Mi sentivo circondato da queste anime, cui la potenza della mia volontà le teneva come inabissate, che come centro della loro vita era il mio volere. Vidi in loro la mia immensità e mi trovai ben difeso da tutti, e a loro affidai la mia vita sacramentale. La depositai in loro affinché non solo ne avessero cura, ma mi ricambiassero per ogni ostia consacrata con una vita loro. E questo succede con naturale, perché la mia vita sacramentale è animata dalla mia volontà eterna, e la vita di queste anime, come centro di vita, è il mio volere. Sicché quando si forma la mia vita sacramentale, il mio volere agente in me agisce in loro ed io sento la loro vita nella mia vita sacramentale. Si moltiplicano con me in ciascuna ostia ed io sento darmi vita per vita. Oh, come esultai nel vedere te per prima, che in modo speciale ti chiamai a formare vita nel mio volere. Feci in te il mio primo deposito di tutte le mie vite sacramentali. Ti affidai alla mia potenza e alla mia immensità del volere supremo affinché ti rendessero capace di ricevere questo deposito. E fin da allora tu eri a me presente, ti costituì depositrice della mia vita sacramentale e in te a tutte le altre anime che avrebbero vissuto nel mio volere. Diedi il primato a te su tutto, e con ragione, perché il mio volere non è sottoposto a nessuno, e fin sugli apostoli, sui sacerdoti, perché se loro mi consacrano, ma tuttavia non restano vita insieme con me, anzi mi lasciano solo, obbliato, non curandosi di me. Invece queste anime che sarebbero vissute nel mio volere sarebbero state vita nella mia stessa vita, inseparabili da me. Perciò ti amo tanto, è il mio stesso volere che amo in te. È una ricchissima meditazione, oltre che bella, ci sono in questo passaggio diversi spunti di suggestione, vari, distinti tra di loro. Sono diversi. Allora, anzitutto avremo riconosciuto, ecco, qualche contatto, anche se non sono le stesse parole, con il commento alla benedizione che Gesù andò a chiedere alla Madonna prima di iniziare la sua passione. Non è lo stesso brano citato al termine dell'ora della passione, però è un ulteriore, diciamo così, commento, sfaccettatura che Gesù aggiunge all'episodio. E spiega un'ulteriore cosa, che prima della passione il suo cuore pieno di bontà, di amore, di misericordia, volle benedire tutti, e non solo le creature animate specifica, ma anche inanimate. Questo perché? Perché Gesù ci ha visto nella nostra
più profonda, ahimè, identità di viatori, quindi la nostra identità connessa alla nostra vita terrena, cioè una povera umanità, creature deboli, coperte di piaghe, povere. E Gesù soffre, il cuore ebbe un palpito di dolore e di tenera compassione. E la benedizione era finalizzata, questa è un'espressione tolta dalla benedizione nella Divina Volontà, in forma estesa, per farci risorgere dal nostro decadimento. Voglio benedirti affinché risorga dal tuo decadimento. Qui c'è tutta quanta la dottrina autenticamente cattolica della Chiesa sulla condizione dell'uomo dopo il peccato originale, quindi sullo stato di natura decaduta in cui noi ci troviamo a vivere adesso. Ecco perché abbiamo bisogno di risorgere dal decadimento, ecco perché siamo coperte di piaghe. San Tommaso d'Aquino spiegò bene quali sono le quattro piaghe, le quattro ferite che ci lascia il peccato originale, ferite profonde che colpiscono tutta la struttura della nostra anima, l'oscurità dell'intelletto, la debolezza della volontà, e la concupiscenza e l'incapacità appunto di dominare la parte inferiore dell'anima ad opera della parte superiore dell'anima, no? Quindi, tanta miseria. E c'era però un problema grosso, che la benedizione noi non la meritavamo, e quindi benedicendo la Madonna, ecco, Gesù spiega che la usò come tramite, come canale, per far pervenire anche a me e a te le sue benedizioni, questa benedizione che aveva l'incarico di restituirci la forza, di risanarci, di arricchirci, di difenderci e di portarci anche tutte le cose create e benedette dal Signore. Questa è proprio un'espressione della benedizione nella Divina Volontà. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, finché resti inabissato e coperto con le mie benedizioni. Ecco, sappiamo che la Madonna ricambiò la benedizione di Gesù, anzi, lo aveva incontrato proprio per benedirlo, e prima di benedirlo chiese la benedizione del Signore e poi lo ricambiò. Ecco, la benedizione, quindi benedire il Signore, pensiamo allo splendido Salmo che sta nelle lodi della domenica mattina, quasi sempre, insomma, alternato: benedite opere tutte del Signore, il Signore, benedite angeli del Signore, il Signore, benedite cieli, il Signore, benedite figli dell'uomo, il Signore, benedica Israele, il Signore, no? Questa forma di pregare attraverso le benedizioni, tra l'altro una delle cose belle legate all'ebraismo, perché queste formule molto molto presenti nei salmi sono parecchio sviluppate, ecco, nella fede degli ebrei. E su questo capita, sapete, noi abbiamo la pienezza della verità e della rivelazione, per grazia di Dio, facendo parte appunto della sua Santa Chiesa. Però capita a volte, almeno questa è la mia percezione, ecco, di vedere che sul piano certamente pratico-operativo, non teorico e dottrinale, per questo è impossibile, però siamo superati, ecco, da alcuni fratelli e sorelle, o di comunità separate. Si pensi per esempio a quanto è viva e operante la fede in tante comunità legate al protestantesimo, penso soprattutto agli Stati Uniti, ma non solo, che certamente sono pieni, poverini, di errori, no, dottrinali, e che certamente poi minano la vita di fede, non hanno come noi tutti quanti i sacramenti, però certamente fa una certa impressione vedere l'entusiasmo, lo zelo che hanno, confrontato veramente delle volte con degli atteggiamenti, mi si passi un po' il termine, penosi da parte di tanti fedeli cattolici, che hanno molto di più
E sembra quasi che abbiano molto di meno perché non apprezzano quello che hanno, lo considerano come cosa da nulla, no? Così gli ebrei hanno tuttora conservato questa altissima forma di preghiera che era benedizione, benedire, 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 no? E benedire soprattutto il Signore, cioè il Signore si maledice, invece di benedizioni mi danno maledizioni. Uno potrebbe dire, ma io non ho mai lanciato una maledizione contro il Signore, che Dio non voglia, insomma, no? Che le maledizioni non si lanciano contro nessuno, meno che mai contro il Signore. Però se uno fa attenzione, maledire si può anche parafrasare con dire male. Se uno si lamenta in continuazione, tante volte ho avuto modo di condividere questa riflessione, e sapendo che Dio è la causa prima di tutte le cose, lamentarsi in continuazione di tutto quello che ci sta intorno è maledire il Signore. La prova è come sono i passi stupendi, sempre dell'Antico Testamento, dove Israele nel deserto passa il tempo a lamentarsi con Mosè, con Aronne, perché stavano tanto bene prima e li avevano portati nel deserto. Ma come si capisce bene da quei testi, il Signore si, come dire, si, questo è il termine che viene usato, adesso non è necessario, sono tutte altre spiegazioni del modo giusto con cui intenderlo, no? Dice il Signore si adira perché tutte quante quelle mormorazioni salivano a lui, erano delle offese a lui, cioè è possibile che non ho fatto una dritta per questo popolo. Ecco, questo atteggiamento di benedizione dovrebbe connotare tutta la nostra vita. E proprio nell'ora della passione, in cui Gesù chiude il commento fatto con un altro brano degli scritti, dice: la Santa Chiesa è maestra di questa, ecco, che in ogni azione liturgica dà sempre la benedizione. Perché imparare a benedire, vivere nella benedizione, quindi cercare la benedizione dell'Altissimo, benedirlo e fare in modo che la nostra vita diventi tutta una benedizione è grandissimo, come dire, grandissimo obiettivo spirituale, chiamiamolo così. Bene, poi si passa ad un altro aspetto. Gesù, con la punta del dito, bussa nell'interno. Dice: ma che succede? E poi la chiama. Dice: non bastava, adesso dico un'altra cosa. Dice: questo è quello che è successo prima dell'ultima cena. Poi, durante l'ultima cena, io ho istituito l'Eucaristia. Qui è un altro passaggio, insomma, dove se uno ci pensa bene, difficile, come dire, non commuoversi pensando a quello che Gesù ha fatto, la risposta che gli dà, no? Chi di noi, per esempio, invita qualcuno a pranzo o a cena, no? Sapete che noi siamo sempre molto comunicativi. Se io invito qualcuno a pranzo e a cena e magari ci metto tanto amore per preparare una pietanza, no? E poi cominciano a fare: mettimene poca, oppure magari ne metto anche poca, non se la mangiano tutta. Chi cucina lo sa questo qui, no? Uno ci resta un po' male, gli dispiace, perché? Perché tu hai fatto tanta fatica, ci hai messo tanto amore e tanto impegno. La persona non ha gradito, tant'è vero che sappiamo, no? È straordinaria carità, quando succedono queste cose, mostrare sempre un gradimento per quello che si riceve, no? Perché la persona appunto sia gratificata e non mortificata, non si offenda. Quando ci succede rimaniamo proprio male, stiamo male perché ci dispiace. Ho fatto una cosa con tanto amore e la persona non l'ha gradita. Ma il nostro Signore Gesù Cristo ha istituito l'Eucaristia, c'è Lui nell'Eucaristia. L'Eucaristia viene celebrata ogni giorno. La sua intenzione qui ce l'ha detto: volevo dare a tutti la mia vita sacramentale, ma non una volta sola, ma tante volte, per quanto ho bisogno del cibo corporale. Noi mangiamo in Occidente almeno 3 volte al giorno, come la legge della Chiesa.
consente di fare la seconda comunione ogni giorno, ma se facessimo due comunioni al giorno, sicuramente la nostra anima mangerebbe meno di quanto mangia il nostro corpo. Ma adesso, a parte questa graziosa considerazione un po' ironica che mi è venuta, no? Ma dove sta, io almeno, tutta questa afflusso, tutta quanta questa folla alla Santa Messa quotidiana? Sappiamo benissimo che almeno in Italia, cioè, purtroppo c'è una crisi non indifferente che in certe regioni d'Italia tocca dei punti veramente allarmanti, anche di frequenza alla messa domenicale. E come sta Gesù? A prescindere dall'offesa a Dio, dal peccato mortale, da tutto quello che succede, che comunque succedono queste cose quando si trasgredisce il precetto domenicale. Ma per capire come sta Gesù, mettiamoci, cioè, se io resto male, che qualcuno non gradisce una pietanza che gli ho preparato o un regalo che gli ho fatto, no? Quando qualcuno apre un regalo che gli abbiamo fatto e gli sfugge una smorfia che fa capire che gli piace un granché, anche se poi magari dice grazie, ci rimaniamo male. Ma lui ha fatto questa cosa, quindi ha fatto il più grande dei miracoli, si è inventato l'Eucaristia. Volevo costituirmi come cibo dell'anima, ma mi trovai molto male vedendo che questa mia vita sacramentale restava circondata da disprezzi, da noncuranze e a volte anche da morte spietata. Morte spietata, si può pensare tranquillamente che alluda alla piaga oggi endemica e virulenta delle comunioni sacrile, che non si sa quante possono essere, da un punto di vista oggettivo veramente infinite. Speriamo che da un punto di vista soggettivo almeno qualcuno, speriamo molti, insomma, non si rendano conto di quello che fanno, andarsi a costare la comunione in maniera troppo frettolosa e ardita. Ecco. Mi trovai molto male che questa mia vita sacramentale è stata circondata da disprezzi, da noncuranze e da morte spietata. Quindi, però ci sono anche i disprezzi e le noncuranze. Cioè, a Gesù Cristo non se lo fila nessuno. Cioè, si provino nelle parrocchie a fare le ore sante, l'adorazione eucaristica. Sì, qualcuno ci viene, certamente. Io ho sempre avuto un riscontro di un minimo di presenza, ma se uno volesse fare proprio una statistica, viene qualcuno, ma non è che parte tutta quanta la città o tutto il paese appena sente le campane che annunciano l'esposizione, ma così dovrebbe essere e sarebbe sempre troppo poco. E allora Gesù, questo l'ha spiegato, questo è un tema tipico degli scritti, che cosa fa? E Gesù deve cerca qualcuno che lo circondi di gratitudine, lo circondi di amore, lo circondi di riconoscenza, e lo faccia in maniera perfetta per sé e per tutti. Questa operazione che si può fare soltanto nella divina volontà, come sappiamo. E qui si dice una bella cosa, insomma, no? Guardai meglio, feci uso della potenza del mio volere, allora chiamai intorno a me le anime che sarebbero vissute nel mio volere. Quindi Gesù ci sta dicendo che un'anima che vive nel divino volere è un'anima super eucaristica, non solo perché attraverso la divina volontà ha la capacità, ecco, di restituire a Gesù il ricambio di amore, di adorazione, di ringraziamento e di benedizione di tutti e per tutti, ma anche perché ha un cuore ardente di amore e di gratitudine verso l'Eucaristia. È inevitabile che sia così, perché lui si sentiva fare toc toc col ditino di Gesù da dentro all'interno, insomma, si sentiva chiamare per voce. Adesso, io auguro a molti di poter vivere queste cose, ma sono, diciamo, un po' fuori del comune. Se aspettiamo questo, insomma, per rispondere alle chiamate di Gesù, c'è il pericolo che ci facciamo vecchi senza rispondergli mai. Ecco, quindi San Tommaso d'Aquino diceva, San Francesco d'Assisi anche aveva delle pagine
spettacolari. Qui io non, qui io ho un contatto personale diretto con Gesù, perché come scrisse Paolo VI nel Mysterium Fidei, l'Eucaristia è Gesù, è lo stesso identico Gesù presente in cielo, tale e quale. Unica differenza, non lo vedi occupare lo spazio attraverso le sue membra fisiche, ma attraverso le specie eucaristiche che ha cambiato, cambiando nella sostanza del suo corpo, essendo il corpo di un vivente, insieme al corpo presente sempre tutta la persona. Nel caso di Gesù, oltre al suo corpo ovviamente anche il sangue e l'anima, ma essendo una persona divina, cioè figlio di Dio fatto uomo, è presente il figlio di Dio, con tutto ciò che è. È chiaro che sta nel mistero, dice, ma Gesù non lo vedo, e io Gesù non ne sento la voce, è evidente questo qui, perché ha scelto questi veli, ma è lui. Se vivere nella divina volontà vuol dire fare la vita di Gesù, perché detto proprio in due parole, cioè ci sono molte, molte frasi sintetiche che sintetizzano in due parole, ecco, che cos'è la vita nella divina volontà? La vita della divina volontà è fare la vita che hanno fatto Gesù e la Madonna, tutto qua. Quindi, vuol dire stare sempre insieme, facciamo tutto insieme, sempre insieme. Allora, qual è il discorso? Due persone, cioè, prendiamo due persone innamorate. Due persone innamorate in questo mondo non possono stare purtroppo insieme dalla mattina alla sera, salvo in certi rarissimi periodi, insomma, no? Ecco, perché poi ci sono le cose da fare, c'è il lavoro, tutto quello. Però, due persone innamorate, tutte le volte che possono, stanno insieme. Stanno insieme per fare cosa? Per amarsi. Non c'è bisogno, insomma, di scendere non necessariamente in maniera troppo forte, no? Ecco, ma stanno insieme appunto per amarsi. E così deve essere la vita sacramentale, appunto eucaristica, delle anime che vivono nel divino volere. Stare sempre ai piedi della presenza di Gesù per dare a Lui il nostro amore, ricevere tutto il suo amore e ripararlo per tante inadempienze e ingratitudini di tanti. Bene, Santa Vergine Maria, rendici anche a noi inseparabili, ecco, da te, da Gesù. Che la nostra vita riesca, impari, oltre che a stare sempre con voi, con quella presenza continua, no? Come quell'orizzonte che è il sottofondo di tutti quanti i nostri pensieri e le nostre azioni, sia anche però capace di vivere momenti sempre più intensi, sempre più numerosi, sempre più ricchi, a cuore con voi. Questa è la vita stupenda, ecco, che attende chi desidera vivere nella divina volontà. Una vita che Gesù dice, sotto certi aspetti, è superiore anche al ministero sacerdotale, perché certamente la dignità dei sacerdoti è infinita, perché possono consacrare, e questa dignità non la guaglia nessuno, però, ahimè, possono lasciare solo, obbligato Gesù, possono non curarsi di Lui. Invece, chi vive nel divino volere diverrà inseparabile da Lui. Questo è il nostro desiderio, questa è la nostra aspirazione, questo ti chiediamo di ottenerci, o Santa Madre di Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.